Mannelli, se vuole aprire la telecamera, tanto poi. Sì. Beh, allora buon pomeriggio a tutti. A questo punto vi presento i membri della commissione, che oltre al sottoscritto sono Michele Basso, Enrico Boni, Alessandro Cidronali e Leonardo Banchi. Poi la commissione è anche integrata da Luca Bassi e Alessandro Dallai e forse anche da Alessandro Ramalli, se riuscirà a collegarsi. Allora, bene, possiamo iniziare in base all'ordine della convocazione, che ora non ricordo. Piero, scusa. Sì. Non è la pena che ci silenziamo tutti e si desilenzi solo il diretto interessato, perché vedo c'è ancora un certo numero di microfoni attivi. Sì, al momento in cui si inizia sicuramente sì. Volevo vedere l'ordine. Allora, l'ordine delle presentazioni prevede il primo. Allora, il primo Corti Hervé Azzé, che ci presenta il suo lavoro sull'algoritmo CRAB. Quindi a questo punto, come si diceva un attimo fa, possiamo tutti disattivare. Buongiorno, il mio lavoro di tesi si è concentrato sullo studio del controllo di due qubit di tipo Trasmon attraverso un algoritmo di ottimizzazione chiamato CRAB. Innanzitutto vorrei precisare per quale motivo mi sono interessato a questo argomento di studio, e l'interesse deriva dal fatto che i computer quantistici in generale riescano a dare accesso a un paradigma di calcolo superiore rispetto a quello classico. Un esempio deriva dal fatto che protocolli crittografici che ad oggi sono uno standard, come ad esempio il protocollo RSA, sono vulnerabili ad attacchi da parte di questo tipo di dispositivi, che è in grado di ricavare le chiavi private partendo dalle chiavi pubbliche. Per quanto riguarda l'implementazione di un processore quantistico scalabile, le tecnologie superconduttive si rivelano come una delle tecnologie più promettenti. In particolare i qubit di tipo Trasmon, che sono tra gli oggetti della mia tesi, sono tra famiglia superconduttiva assimilabili a dei circuiti LC, ovvero dei circuiti composti da un condensatore e da una giunzione di Josephson al posto di un'induttanza ordinaria. Questo tipo di circuiti è controllabile attraverso dei segnali elettromagnetici, come è possibile osservare nella figura a destra, e i parametri di controllo di questi dispositivi sono appunto il controllo del loro stato attraverso il controllo Y, il controllo per quanto riguarda il loro disaccoppiamento dai segnali di controllo inviati dal sistema attraverso il parametro Z, ed il controllo dell'accoppiamento tra due qubit adiacenti attraverso il parametro G. A livello puramente matematico, un qubit è descritto attraverso un vettore di Hilbert appartenente a uno spazio di dimensione 2. Fondamentalmente la notazione con la sbarra e la parentesi indica semplicemente un vettore di Hilbert, e è una notazione utilizzata comunemente in fisica. Questo tipo di oggetti matematici, a differenza del bit classico,
permette al loro stato di trovarsi in una combinazione lineare dello stato logico alto e dello stato logico basso. Gli permette di assumere infiniti stati e sistemi composti da più qubits in uno stato entangled sono tali per cui i qubit che si trovano in questo stato non possono essere descritti in maniera indipendente l'uno dall'altro. Tuttavia, le implementazioni sperimentali di questi oggetti matematici non sono ideali e ci possono essere problematiche circa la fuga del sistema verso livelli energetici non permessi. Infatti, se osserviamo la figura di destra, essa descrive dei possibili andamenti dei livelli energetici permessi fisicamente da una struttura che realizza un qubit, ma che non sono permessi da un punto di vista matematico, come ad esempio i livelli 2 e 3. Di conseguenza, per riuscire a limitare le transizioni dell'architettura sperimentale solamente nei due livelli che vengono utilizzati per implementare il qubit matematico, diciamo, si utilizza questi dispositivi circuitali chiamati sensori di Josephson, i quali introducono un'anarmonicità nell'andamento dei livelli energetici e questa favorisce l'approssimazione del loro stato nei soli due livelli ad energie inferiori che sono associati appunto allo stato logico basso e allo stato logico alto. Per poter computare attraverso questi oggetti matematici è necessario poter modificare arbitrariamente il loro stato e analogamente a, diciamo, l'elettronica classica che utilizza un set di porte logiche classico per descrivere qualsiasi funzione booleana, come ad esempio il set di porte logiche composto dalla porta AND, dalla porta OR e dalla porta NOT, per quanto riguarda le porte logiche quantistiche è possibile, sono possibili definire dei set universali che permettono di esprimere qualsiasi algoritmo. E nel mio caso io ho utilizzato il set di porte logiche quantistico definito dalla porta CNOT, la porta Adamard, la porta Phase e la porta P3-8. Fondamentalmente le porte logiche, quando vengono applicate ad un qubit, sono a livello puramente matematico come delle matrici unitarie. Di conseguenza, per valutare la bontà della trasformazione che otteniamo attraverso i controlli elettromagnetici applicati al qubit, è utile definire una figura di merito che sostanzialmente tiene conto della distanza tra la matrice che ho ottenuto attraverso il controllo del mio sistema, ovvero la trasformazione che io vorrei implementare attraverso il mio controllo, e la matrice ideale. Per ottenere i segnali di controllo in grado di implementare una determinata porta logica ho appunto utilizzato l'algoritmo chiamato Chopped Random Basis. Questo algoritmo, inventato nel 2011 da Tommaso Canepa, Tommaso Calarco e Simone Mantangelo, ha una particolarità molto interessante, ovvero utilizza dei segnali con uno spettro di frequenza randomizzato. Questa caratteristica permette, è stato dimostrato appunto da questi ricercatori, permette di favorire una maggiore velocità di convergenza di questo algoritmo verso l'ottimizzazione. E una volta definite le frequenze di base di questi segnali, l'algoritmo procede ad ottimizzare i coefficienti in modo da definire appunto il segnale di controllo. Per quanto riguarda appunto il mio lavoro di tesi, mi sono concentrato sul cercare di verificare se questo algoritmo fosse efficace nel definire il segnale di controllo per un sistema di due qubit di tipo transmon. Oltretutto ero incuriosito dalla possibilità di verificare come questo controllo definito in maniera numerica si comportasse in architetture sperimentali, ma non avendo un'architettura a disposizione ho simulato le problematiche tipiche delle architetture sperimentali a livello numerico, ovvero ho introdotto dei rumori bianco nei segnali di controllo, ho introdotto una distorsione armonica casuale sempre nei segnali di controllo, ho simulato le non idealità relative ai livelli energetici del qubit, ovvero ho considerato anche i livelli energetici non permessi come il livello 2 e il livello 3, e per quanto riguarda due qubit ho considerato le problematiche di costo che si possono creare dovuto appunto al controllo dello stato di un qubit. A livello di struttura, il mio programma è stato scritto utilizzando il linguaggio di programmazione Python, ed in particolare la libreria Qtip, è una libreria che permette di simulare sistemi quantistici. Tuttavia, per poter verificare anche le problematiche circa
le realizzazioni sperimentali, ho dovuto modificare parte dei suoi elementi appunto per aggiungere la capacità di esprimere il qubit anche utilizzando dei livelli non permessi, la possibilità di introdurre del rumore bianco nel segnale di controllo e la possibilità di introdurre una distorsione armonica casuale. Per avere un dato più attendibile, soprattutto sul rumore e sulla distorsione armonica, ho effettuato più simulazioni e i dati derivano da gruppi di 30 simulazioni per cui ho effettuato la media. Ricapitolando, il sistema che ho simulato a livello numerico è composto da 10 bit di tipo trasmo. Un qubit è il qubit target delle trasformazioni e un qubit o qubit di test è stato utilizzato per verificare le problematiche di costruzione. Ogni qubit ha tre livelli energetici permessi, i due livelli computazionali 0 e 1 e un livello computazionale 2. L'anarmonicità del sistema è stata impostata a 1.32 × 10⁻⁷ electron volt e per quanto riguarda la figura di merito circa appunto la bontà del controllo elettromagnetico, l'infidelity è stata impostata per un valore di 10⁻², ossia quando le mie ottimizzazioni, ovvero le matrici unitarie che implementavo attraverso i miei controlli, mi davano un valore di infidelity minore di questo target, considero la mia ottimizzazione riuscita. Per quanto riguarda il tempo di evoluzione del sistema, ho impostato un tempo di evoluzione di 40 nanosecondi, che corrisponde a, non è casuale, diciamo, un tempo che corrisponde ai tempi di evoluzione di architetture che sono state, diciamo, simulate in altri lavori più usati in letteratura. Per quanto riguarda l'ordine dei segnali di controllo, è dell'ordine del microelectron volt. È importante precisare, prima di mostrare i risultati numerici, che io ho suddiviso le mie simulazioni in due gruppi. In un gruppo ho considerato i controlli ridotti, ossia per il qubit target ho considerato solamente il controllo del suo stato, per il qubit di test ho simulato il suo disaccoppiamento dal segnale di controllo e per entrambi i qubit il loro accoppiamento. L'altra metodologia che ho simulato è una metodologia che utilizza tutti i parametri controllabili del sistema, ovvero ho considerato i segnali di controllo per lo stato del qubit target ed anche i segnali di disaccoppiamento. Stessa cosa per il qubit di test e, come nel caso precedente, il segnale che controlla l'accoppiamento tra i due qubit. Che il mio interesse era quello di verificare quale delle due metodologie offrisse delle prestazioni migliori. Quindi, circa le infidelity nel caso in assenza di rumore, si nota come le prestazioni a controlli ridotti tendenzialmente forniscono delle prestazioni migliori, con la porta più 3 ottavi che si mostra come la più performante. Per quanto riguarda l'introduzione di rumore bianco all'interno dei segnali di controllo, questa slide mostra la differenza tra l'infidelity ottenuta in assenza di rumore e l'infidelity ottenuta attraverso l'introduzione di rumore bianco. Chiaramente il rumore bianco ha un ordine di grandezza tollerabile dal sistema, nel senso il rumore bianco che sto considerando sopra i controlli è un rumore bianco in grado di non far salire, una volta sovrapposto ai controlli, l'infidelity oltre il valore che io ho considerato target, quindi lo possiamo considerare come un rumore che è tollerato dal sistema. Quindi tentativi di ottimizzazione su 8 di tutte le porte, considerando sia controlli globali e controlli ridotti, si nota come il rumore, l'introduzione di rumore bianco ha comportato un miglioramento circa le prestazioni degli infidelity. Per quanto riguarda la distorsione armonica, questo grafico mostra la differenza tra l'infidelity nel caso ideale, ovvero in assenza di rumore e di distorsione armonica, e l'infidelity nel caso in cui ho considerato una distorsione armonica casuale. Anche in questo caso vale lo stesso discorso relativo alla tolleranza, ovvero sta considerando una distorsione armonica casuale in grado di non far salire l'infidelity oltre il valore per cui io consideravo l'ottimizzazione d'uscita. E si nota come l'introduzione di questo disturbo ha comportato un peggioramento circa le infidelity ottenute in tutti i casi. Per quanto riguarda l'energia del rumore bianco tollerata dal sistema, si nota che per la porta C0 ad Alder Phase i valori tollerati sono analoghi, mentre per la porta più greca ottavi si nota come i controlli ridotti sono in grado di tollerare livelli di rumore maggiori.
Questo molto probabilmente deriva dal fatto che la porta di Greco Ottavi, avendo fornito prestazioni circa l'infidelity, nel caso in assenza di rumore migliori, probabilmente è in grado anche di tollerare livelli di rumore maggiori. Per quanto riguarda la distorsione armonica, anche in questo caso si nota come la porta di Greco Ottavi a controlli ridotti è in grado di tollerare una distorsione armonica maggiore rispetto alle altre porte, e più o meno i risultati per le altre Notte Ladermann della Phase risultano piuttosto analoghi. Per quanto riguarda il numero di componenti in frequenza che definiscono i segnali di controllo, si nota come i controlli ridotti sono composti da un numero di componenti in frequenza piuttosto maggiore rispetto ai controlli globali, avendo quasi il doppio appunto delle componenti in frequenza. Di conseguenza, come conclusione che insomma, rispetto al mio lavoro di tesi, ho rilevato che l'algoritmo di ottimizzazione TAB si è mostrato efficiente appunto nell'utilizzare questo tipo di sistemi. Un aspetto che mi ha incuriosito particolarmente è stato il fatto che l'introduzione di rumore bianco tollerato dal sistema permettesse di avere dei miglioramenti circa gli infidelity. Di conseguenza mi incuriosisce l'idea di poter capire se è possibile studiare o generalizzare il rumore per aiutare il controllo di questi sistemi. Mentre per quanto riguarda la distorsione armonica, ho notato che questo parametro è molto sensibile e comporta sempre un peggioramento delle prestazioni. Di conseguenza, ragionando su questi risultati, mi è venuta in mente una possibile proposta, diciamo una miglioria dell'algoritmo CAB, che invece di selezionare le frequenze in maniera puramente casuale, selezionasse le frequenze all'interno di bande dove il materiale qui verranno introdotti i controlli, ovvero l'architettura sperimentale a prestazioni migliori, ovvero quelle bande dove c'è la minor possibile dispersività, la minor possibile interazione indesiderata tra la radiazione e la materia, in generale nelle bande dove si ha una distorsione armonica minore possibile. Vi ringrazio per l'attenzione, ho concluso. Bene, grazie a tutti. Grazie a voi. La possibilità di qualche domanda eventuale. Vedo io una curiosità su un argomento in cui confesso la mia ignoranza. Questo risultato che ha mostrato del miglioramento della infedelità con l'introduzione del rumore bianco, ha niente a che vedere con il dithering che si fa in altri campi? Può essere un meccanismo simile, equivalente al dithering? Potrebbe essere, non l'avevo pensato in questi termini, però potrebbe essere. Diciamo, l'idea che, a cui stavo pensando è che appunto in maniera simile al dithering questa introduzione del rumore magari riuscisse a rendere i segnali di controllo più adatti, diciamo, più meno spigolosi, tra virgolette, per quanto riguarda appunto l'emissione verso il controllo del sistema. Però penso sia un campo dove necessita ancora ulteriore investigazione, perché vorrei innanzitutto verificare se non è diciamo un artefatto numerico, e quindi non deriva dal programma di simulazione, e poi capire eventualmente quali possono essere le cause. Non è una cosa, diciamo, totalmente nuova in letteratura, perché ci sono anche altri risultati riguardo al controllo appunto di sistemi quantistici che hanno visto che l'introduzione di rumore bianco all'interno dei controlli può migliorare diciamo, le prestazioni circa il controllo del sistema, però ancora penso ci sia bisogno di studiare il fenomeno. Siamo ancora in fase di ricerca. Io posso chiedere una cosa io, velocemente. Ho notato che nella tua presentazione hai menzionato giustamente appunto l'elemento giunzione Joseph come elemento costitutivo del qubit, e hai menzionato qual è il loro effetto nella modalità di funzionamento del qubit, però non hai detto quasi niente su come questa funzione in realtà è fatta dal punto di vista tecnologico. Certo, non so, hai idea? Sì, fondamentalmente le giunzioni Josephson sono degli elementi circuitali composti da due superconduttori intervallati da un materiale debolmente conduttivo.
diciamo, questo materiale può essere un semiconduttore, può essere una barriera isolante, può essere anche un materiale superconduttivo in grado di indebolire, diciamo, comunque la superconduttività del sistema. Fondamentalmente la cosa interessante è che queste funzioni, quando lavorano in regime quantistico, utilizzano dei portatori di carica diversi dagli elettroni. Sono dei portatori di carica chiamati coppie di Cooper, e fondamentalmente si creano perché gli elettroni nel materiale, diciamo, vengono tra virgolette accoppiati da un'interazione, da uno scambio di un fonone con il reticolo cristallino. Di conseguenza è come se questi elettroni da fermioni diventassero una coppia bosonica, e appunto esistono delle proprietà particolari come la possibilità, come tutti i bosoni, di potersi trovare nello stesso stato quantistico, e grazie a questa capacità appunto a parte si trova la superconduttività, diciamo, espressa la superconduttività del materiale. Oltretutto il tunnel di Laika della giunzione Josephson permette di avere, diciamo, di assimilare questo elemento circuitale ad una distanza variabile, e quindi il fatto che questa induttanza non sia, diciamo, considerabile come un'induttanza ordinaria permette appunto di avere una armonicità nell'andamento dei livelli energetici quando il circuito si trova in regime quantistico. Ok, grazie, mi sembra chiaro. Silenziati, credo. Chiaro, silenzio di sottofondo. Scusate. Allora passerei al prossimo candidato, che dovrebbe essere Frandi, mi sembra, in alfabetico. Nel frattempo do il benvenuto a Ramalli, che si è unito alla commissione. Prego. Come progetto di tesi io ho realizzato la scheda di alimentazione per lo Spartacus, un ecografo per scopi di ricerca realizzato dallo sono occupato in particolare sia del progetto ospitale che del PCB. Ho realizzato un firmware chip per il microcontrollore della scheda, e infine ho concluso realizzando dei test per verificare il funzionamento base del microcontrollore. La scheda deve generare l'alimentazione di test per il funzionamento delle varie parti dello Spartacus a partire da una esterna con tensione compresa tra i 9 e 26 volt. Deve inoltre monitorare e gestire le varie alimentazioni, individuando eventuali malfunzionamenti sulle alimentazioni e spengendo i relativi regolatori in caso guasto. La scheda inoltre monterà tre moduli HV realizzati da X-Phase per la generazione dell'alta tensione. Questa alta tensione serve a citare i trasduttori ultrasuoni del spazio. Quindi è stata mia cura durante la fase di sbroglio gestire le connessioni di alta tensione in modo tale da garantirne il isolamento. Per quanto riguarda l'aspetto meccanico, lo Spartacus utilizza lo standard PCI, e quindi la scheda doveva essere grande 100x160 mm e collegata al backplane del dispositivo attraverso una. Come standard di comunicazione invece utilizzare il compatto di scelta. La particolarità di questa scheda è che deve presentare una massa isolata per la porta, per la parte circuitale che alimenta gli impulsatori, quindi sia per i moduli HV sia per altri alimentatori che vedremo in seguito. Questa massa di questo isolamento serve principalmente a garantire a impedire la formazione di loop di massa all'interno del dispositivo che possono portare a disturbi sulla generazione della tensione. Quindi, andando a esaminare le varie alimentazioni da generare, in questo power tree possiamo vedere un primo stato di alimentazione a 12 volt, 2 a 54 watt massimi e 2 a 100 watt.
Quindi questa alimentazione a 100 rat andrà a, ad alimentare la parte di alimentazione riferita alla massa idrata, quindi i tre moduli di alta tensione e in quattro alimentazioni minori da più o meno 3 volt con drop, 5 volt e 2 volt e mezzo con drop. È presente un ulteriore ramo di alimentazione per lo stand-by. Questo schema blocco invece rappresenta diciamo, il funzionamento base della scheda. In arancione abbiamo le alimentazioni, mentre in blu i segnali di controllo. Cioè, il blocco medium voltage genererà uno stato di alimentazione da 12 volt e lo stand-by per il dispositivo. Un'alimentazione a 12 volt può andare a alimentare il blocco HV che contiene i moduli per la tensione e un blocco low voltage invece genererà le rimanenti alimentazioni. Quanto riguarda il blocco controller, questo sarà principalmente costituito da un microcontrollore che monitorerà le varie alimentazioni del blocco medium voltage e low voltage attraverso dei segnali di sensor e potrà accendere e spegnere i vari regolatori attraverso il blocco controller inoltre comunicherà con il resto del sistema attraverso un collegamento in quadro C con il quale il sistema può accedere ai registri di memoria del microcontrollore e sono presenti ulteriori 3 segnali seguendo lo standard compatto PCI, 2 per la gestione degli eventi phase dell'alimentazione, mentre un terzo, PSON, che segnala al microcontrollore quando accendere o spegnere il microcontrollore. Parlando della blocco circuitale, ho cercato di normalizzare il più possibile questo tipo di componenti in modo tale da facilitare il lavoro della produzione. Quindi ho utilizzato 3 tipologie diverse di regolatori di CDC per la generazione dell'alimentazione del blocco low voltage e dei 5 volt di standby, ho utilizzato un regolatore di tipo PAT della terza sinistra, ho filtrato in uscita con un filtro di passa basso. Per quanto riguarda invece i 3 volt di standby, ho utilizzato un LDO della Cloud Device. In questo caso ho semplicemente stabilizzato l'uscita con delle condensatori. Infine, per la generazione dell'alimentazione a 12 volt, invece ho utilizzato due tipologie di moduli di data, di QPS e di QPE, rispettivamente da 54 watt massimi e da 100 watt. Questi sono regolatori di Silec e ho sfruttato l'isolamento tra ingresso e uscita per realizzare la massa isolata. Anche qui ho puntato l'uscita con tutte le cifre. Per quanto riguarda il monitoraggio delle alimentazioni, ho sfruttato sia per le tensioni che per le correnti gli ADC interni del microcontrollore, quindi per quanto riguarda la tensione è bastato un particolare dispositivo per installare la tensione dell'alimentazione a una tensione compatibile con gli ingressi dell'ADC del microcontrollore, mentre per le correnti ho usato un sensore di corrente dell'Allegro che sfrutta l'effetto hold per dire in uscita una tensione proporzionale alla corrente di ingresso. Passando poi invece al progetto PCB, ho realizzato la scheda di strati in modo tale da separare i temi di uso e di massa di alimentazione così che non ci fosse questo sull'alimentazione. Qui in figura si può vedere posizionamento dei componenti sul top, ho posizionato il modulo di HV nella parte alta della scheda in modo tale da mettere il più vicino possibile all'interruttore di funzione, così che da ridurre la lunghezza delle connessioni alla transizione. Inoltre ho prestato particolare cura di tenere separato il microcontrollore in modo tale che non generasse troppi disturbi sulla connessione. È stato quindi realizzato un prototipo. La scheda è stata stampata da Eurosilkit e alcuni componenti necessari alla fase di test sono stati montati da X-Phase. Quindi, parlando brevemente anche del firmware, questo realizza l'accensione e lo spegnimento in sequenza delle varie alimentazioni a seconda del segnale di PSON, fa una conversione in sequenza delle funzioni di sense, fa una media di 16 valori e salva il risultato sul registro accessibile dal sistema. Parlando invece della gestione dei moduli HV, questo avviene tramite sempre sfruttando il quadro C, il sistema scrive in memoria al microcontrollore le istruzioni per i moduli
e quando è presente nella prescrizione il controllore distribuirà a noi attraverso con i segnali seriali uguali. Il firmware inoltre contiene una parte di codice dedicata al test. Questa permette la formazione di un collegamento seriale tramite il controllore e il PC. Quindi tramite il programma Octave è stato possibile sia leggere i valori monitorati dal controllore che accendere e spengere in maniera autonoma le varie connessioni. Quindi, durante la fase di test, ho iniziato provando separatamente le varie alimentazioni e verificandone il posizionamento. Poi sono passato a fare una fase di test con carico. Prima ho provato i regolatori DAC del blocco di voltage e ho utilizzato come carici delle semplici distanze di potenza opportunamente operate in modo da tirare la fuori tutta la potenza disponibile dai regolatori. Ho fissato poi il modulo murata WS da 54 watt massimo. Questa volta come carico ho utilizzato una lampadologina, si può vedere in figura, e la lampadologina però si comporta come un cortocircuito e il modulo murata non è in grado di erogare tutta la potenza massima, quindi è stato necessario porre in serie alla lampada delle distanze di potenza che via via ho cortocircuitato con degli interruttori in modo tale da aumentare la potenza erogata. Non è stato possibile provare il modulo da 5 watt a massima potenza in quanto non avevo un alimentatore abbastanza potente per alimentare la scheda. Infine ho comparato i valori monitorati dal mio controllore con quelli misurati. In figura si può vedere i valori monitorati riconvertiti da Octave del test con la lampada logica. Si può vedere come il modulo murata era di 470 ampere a 12 volte di quindi, in conclusione, il funzionamento dei vari regolatori si è rivelato corretto e i valori monitorati sono rilevati comparabili con quelli misurati, eccetto per quanto riguarda le basse correnti che evidentemente hanno bisogno di una futura taratura per avere i valori attenti. Grazie per l'attenzione. Bene, grazie. Qualche domanda? Io potrei chiedere appunto se avete affrontato, se hai affrontato durante questa fase di progetto anche la questione della compatibilità elettromagnetica rispetto delle norme di questo genere. Ecco. Sicuramente durante la fase di routing soprattutto sono stato attento a gestire i segnali provenienti da, ad esempio, dall'esterno della scheda, soprattutto per l'alta frequenza, in modo tale che avessero, fossero contornati da massa e fossero ben distanti dalle restanti alimentazioni, soprattutto non introdurre rumore. E poi, preferibilmente, ho cercato di porle all'esterno della scheda, in modo tale che appunto anche ingaggiassero meno all'interno, generare meno disturbi. Una domandina io circa l'alta tensione. L'alta tensione di solito viene utilizzata per il pilotaggio della sezione di potenza, di trasmissione di potenza di segnale. In alcune applicazioni può far comodo variare tra uno sparo e il successivo la tensione di alimentazione. È previsto qualcosa del genere? Allora, la parte sul modulo di alta tensione non l'ho trattata io, nel senso i moduli sono stati realizzati da X-Phase e montano dei microcontrollori per appunto la regolazione della tensione emessa. Io ho semplicemente posto sulla scheda i condensatori necessari al modulo HV. Sì. Questi qua. E ho appunto gestito i collegamenti in modo tale da rendere isolati. Semplicemente ho utilizzato uno spazio di 0,3 al posto di uno spazio 0,3 mm al posto di uno spazio minore e ho utilizzato invece il resto della scheda. Inoltre ho posto anche a discutere i contorni, diciamo, in questi modi.
comunque sempre sotto l'indicazione space. Va bene. Allora, se non ci sono altre domande, grazie e passiamo a Davide Mannelli. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, sono il candidato David Mannelli e nel corso del mio progetto di tesi mi sono occupato dell'implementazione di tecniche di beamforming ad alto frame rate sul sistema ULAOP 256. Nel corso degli anni gli ultrasuoni sono stati sfruttati, in particolar modo nella loro caratteristica di non invasività, per mettere a punto applicazioni molto sfruttate in ambito medicale, come per esempio imaging cardiaco. Le modalità standard di imaging cardiaco consentono di ricostruire immagini caratterizzate in particolar modo da buon contrasto, buona risoluzione, ma che non sono in grado di supportare elevati valori di frame rate raggiungibile. Al massimo con esse si può arrivare sull'ordine dei 100 Hz. Questo le rende ideali per l'analisi di fenomeni di natura statica, come per esempio la morfologia dei tessuti, ma non per l'analisi quantitativa di fenomeni in rapida evoluzione, in particolar modo legati ai movimenti tissutali e al flusso sanguigno. Per questi ultimi sono state messe a punto le cosiddette tecniche identificate dall'acronimo HFR, che sta per High Frame Rate Imaging. Con queste ultime si riescono a supportare valori di frame rate che arrivano fino all'ordine del kilohertz e quindi le rendono ideali per l'analisi di quei fenomeni in rapida evoluzione di cui abbiamo accennato in precedenza. Tutto ciò a fronte di una ragionevole e non eccessiva perdita nei valori del contrasto delle immagini ricostruite rispetto a quanto avveniva invece nella modalità standard. In questa slide vediamo alcuni esempi di imaging ad ultrasuoni, dove l'area di scansione posta attorno al cuore viene ricostruita mediante linee. Questa è la modalità standard, una cosiddetta single line transmission, in cui per ogni evento di trasmissione viene ricostruita una linea dell'area. L'idea a partire dalla quale si possono applicare le tecniche ad alto frame rate consiste nel ricostruire non una, bensì più linee in corrispondenza di un singolo evento di trasmissione, in quello che è il cosiddetto parallel beamforming oppure multi-line acquisition. In particolar modo esistono due tecniche che consentono di sfruttare al massimo la multi-line acquisition. La prima, che vediamo nel video corrente, consiste nel trasmettere fasci larghi defocalizzati, ovvero onde divergenti. In particolar modo in questo esempio vediamo come l'area di scansione viene ricostruita mediante tre diverse onde divergenti. La seconda tecnica, multi-line transmission, consiste invece nella trasmissione di uno o più fasci focalizzati in contemporanea lungo direzioni distinte in corrispondenza di uno stesso evento di trasmissione. E l'obiettivo di questa tesi è stato implementare multi-line transmission e onde divergenti sul sistema di ricerca ULAOP 256. Quest'ultimo è un ecografo appunto utilizzato in sede di ricerca, caratterizzato da elevata portabilità, elevata flessibilità e in grado di erogare alta potenza computazionale, che lo rende ideale per approcci di beamforming ad alto frame rate. Esso è connesso direttamente ad un computer, che svolge il ruolo di interfaccia visiva e di controllo, e l'utente ha accesso diretto ai file di configurazione, che vengono poi interpretati da ULAOP 256 nelle operazioni che coinvolgono la gestione dei segnali in trasmissione e ricezione, operazioni che poi vengono programmate sullo stesso. Nella modalità standard, i file ULA, che è il nominativo dei file di configurazione, contengono al loro interno dei parametri che vengono presi in ingresso dal blocco init del software, successivamente passati al blocco calcfix dello stesso software, nel quale sono contenute le funzioni di calcolo,
tramite le quali vengono estratti i valori dei ritardi e della cotizzazione delle forme d'onda da applicare alla cortina di trasduttori. Questi valori vengono successivamente tradotti in bitstream in maniera tale che il software possa gestire opportunamente i segnali in trasmissione e in ricezione. Il frame rate associato tipicamente alla modalità standard è dato dal rapporto tra pulse repetition frequency ed il numero degli eventi di trasmissione, che abbiamo detto essere in questo caso corrispondente con il numero di linee necessarie per ricostruire l'area di scansione. Qualora si voglia però implementare l'alto frame rate, i parametri contenuti nei file ULA relativamente alla modalità standard non sono più sufficienti ed occorre quindi aggiungerne di nuovi. In particolar modo questi sono 5. I primi 3 che vediamo sono inerenti all'innalzamento del frame rate. Invece gli altri 2 servono per il mantenimento della qualità dell'immagine. In particolar modo sono utili per la rimozione di artefatti di movimento che nascono in concomitanza con l'applicazione del parallel beamforming. Oltre all'aggiunta dei nuovi parametri nei file di configurazione, l'implementazione dell'alto frame rate ha portato alla necessità dello sviluppo di 2 ulteriori blocchi all'interno del software. In particolar modo questi sono update e waveform. Update si va a collocare tra il blocco init ed il blocco height, mentre waveform si va a collocare subito dopo il blocco height. In update, come suggerisce il nome stesso, viene operato un aggiornamento di quei parametri contenuti nei file ULA nella modalità standard in relazione ai valori dei nuovi parametri inerenti all'alto frame rate che sono stati aggiunti appunto in seguito all'interno del file ULA stesso. In waveform invece viene operata una sovrapposizione delle forme d'onda incorporate dei ritardi e della codizzazione, che scaturiscono da CalcX, e che è un'operazione che si rende necessaria qualora ci sia il desiderio di implementare una modalità di trasmissione che coinvolga che consista nella focalizzazione contemporanea lungo più direzioni, come avviene per esempio in una multiline transmission. È opportuno sottolineare inoltre che i 2 nuovi blocchi implementati, update e waveform, sono stati codificati tramite il codice C++ in maniera tale da risultare trasparenti rispetto alla modalità standard nel momento in cui non fosse presente in alcun modo nel file ULA alcun parametro relativo all'alto frame rate. Questo, unitamente al fatto che le funzioni di calcolo presenti in CalcX non sono state minimamente modificate rispetto alla modalità standard, cioè sono state utilizzate per l'alto frame rate le stesse funzioni di calcolo che erano già utilizzate nella modalità standard, ha permesso di far sì che in ULA 256 si potessero implementare le tecniche ad alto frame rate, senza pregiudicare il funzionamento nella modalità standard, che rimane implementabile allo stesso modo e senza variazioni su di esso. Vediamo ora cosa succede all'interno dei blocchi implementati per l'alto frame rate. Allora, la multiline acquisition ha come problema principale il fatto di dover ricostruire più linee dell'area di scansione in corrispondenza ad un singolo evento di trasmissione. Questo fa sì che in update ci sia bisogno di aggiornare quei parametri già presenti nei file ULA per quanto riguarda la modalità standard, inerenti per esempio all'angolo iniziale di trasmissione, che non sarà più coincidente con quello della direzione della prima linea dell'area di scansione ricostruita, ma sarà pari alla direzione su cui è orientato il fascio su cui è orientato il centro del primo fascio trasmesso e su cui vengono successivamente ricostruite le prime NMLA linee dell'area di scansione. La distanza focale, le coordinate iniziali di fuoco, non saranno più inerenti alla distanza focale sul TX angle originario, ma sul TX angle che abbiamo visto poco fa come è stato aggiornato. Scanning step, cioè il passo di scansione tra due trasmissioni successive, non sarà più l'angolo tra due linee consecutive dell'area di scansione, ma sarà l'angolo che è posto tra i centri di due fasci trasmessi consecutivamente. Frame rate, in questo caso rispetto alla modalità standard, beneficia della moltiplicazione di un parametro MLA, in quanto dello stesso parametro si riduce il numero degli eventi di trasmissione necessari per la ricostruzione dell'intera area. Quando invece si vuole implementare una multiline transmission, è il blocco waveform che entra in gioco ed opera una sovrapposizione delle forme d'onda che scaturiscono da CalcX incorporate di ritardi e della codizzazione opportunamente calcolati in relazione al valore del parametro NMLT
settato nel file nulla, in maniera tale da avere focalizzazione contemporanea lungo più direzioni in corrispondenza di uno stesso evento di trasmissione. In tal caso il frame rate beneficia dell'ulteriore moltiplicazione per un parametro MLT, in quanto dello stesso si riduce ulteriormente il numero degli eventi di trasmissione necessari per la ricostruzione dell'intera area di espansione. Onde divergenti, ancora una volta è il blocco update che entra in gioco. In questo caso il TX angle viene ancora una volta modificato in maniera tale da non essere più pari all'angolo lungo cui viene ricostruita la prima linea dell'area di scansione, ma essere pari all'angolo relativo al centro del primo fascio divergente trasmesso. Lo scanning step sarà il passo di scansione che intercorre non più tra le prime due linee ricostruite dell'area di scansione, ma tra i centri dei primi due fasci divergenti trasmessi. Le coordinate iniziali del punto di fuoco. In quanto questa volta abbiamo fasci divergenti non focalizzati, c'è bisogno di un fuoco virtuale, cioè una sorgente virtuale di onde sferiche. Quindi le coordinate iniziali del punto di fuoco dovranno essere settate in maniera tale che quest'ultimo sia posto dietro la cortina dei trasduttori, cioè un vero e proprio fuoco virtuale. In tal caso il frame rate è pari al rapporto tra pulse repetition frequency e il numero di onde divergenti necessari per la ricostruzione dell'intera area di scansione. In sede di prova abbiamo utilizzato ovviamente l'ecografo ULAOP 256, un phantom commerciale del quale qui di fianco vediamo il nome, e la sonda phased array PA230. Il segnale di eccitazione per gli elementi del trasduttore utilizzato è un ciclo di Bart sinusoidale a 64 volte picco picco e frequenza centrale 2 MHz. Le immagini sono state ricostruite alla profondità focale di 7 cm su un settore con apertura 90 gradi e con 128 linee. E i modi implementati sono stati in totale 35, comprensivi di MLT da 1 a 8, MLA da 1 a 4, onde divergenti da 1 a 32 e percentuale di overlap applicato 0,50%. Le immagini che vediamo in questa slide sono state acquisite centrando la sonda su un'area del Phantom posta sopra una serie di tre cisti anecoiche. Il segnale che vediamo contraddistinto nella regione rettangolare da CROI è stato ricavato in prossimità della cista anecoica, mentre invece SROI è stato ricavato sulla regione di background. Questi segnali, elaborati offline tramite MATLAB, hanno permesso di ricavare due importanti parametri per la valutazione quantitativa del contrasto dell'immagine, che sono contrast ratio, CR, e contrast noise ratio, CNR. Spostandoci in un'area adiacente del Phantom, posta sopra una serie di 7 fili di nylon, abbiamo ricavato il segnale sopra i 7 fili stessi, come vediamo dai rettangoli presenti nelle varie figure. E sempre tramite elaborazioni offline condotte su MATLAB, si è potuto ricavare il valore relativo a risoluzione assiale e risoluzione laterale, che è stata calcolata sia a 6 che a 12 dB. I risultati ottenuti mostrano come all'innalzare dei modi MLT ed MLA applicati si ha un aumento del frame rate, che rispetto alla modalità standard, che vediamo nei vari grafici evidenziata da una linea rossa orizzontale, modalità standard ovviamente MLT1 e MLA1, in questo caso il frame rate, nel caso limite MLT8 e MLA4, arriva ad essere 32 volte superiore rispetto a quelle della modalità standard. Parallelamente, osservando i grafici di CNR e CR, si nota che questi valori subiscono una inevitabile diminuzione nel momento in cui MLT ed MLA applicati crescono, in particolare nel caso limite MLT8 e MLA4, per esempio il CR assume valori 10 dB inferiori rispetto a quelli della modalità standard. Questa cosa è ancora più accentuata con onde divergenti, in quanto nel caso limite, ovvero DV1, una sola onda divergente necessaria per ricostruire l'area di scansione, si riesce ad arrivare ad un frame rate che è di 5 kHz. Quindi 128 volte più elevato rispetto a quello della modalità standard. E allo stesso modo CNR e CR diminuiscono, in particolar modo il CR del caso limite di V1 è 15 dB inferiore rispetto a quello della modalità standard. Per quanto riguarda invece risoluzione assiale e laterale, sia a 6 dB che a 12 dB, si può dire che rimangono in un range relativamente ristretto e quindi non subiscono particolari variazioni. Conclusione. Possiamo dire che tramite lo sviluppo del codice CT+,
e validando l'operato tramite test sperimentali condotti real time, è stato possibile implementare su ULOP 256 tecniche di imaging che possano supportare alto frame rate senza pregiudicare la modalità standard che rimane implementabile su di esso ed offrendo all'utente un'interfaccia semplice e diretta nell'impostazione delle modalità scelte. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei. Abbiamo qualche domanda? Una domanda di cui immagino di conoscere già la risposta. Lei si è trovato a sviluppare codice C++ nuovo in un ambiente già consolidato. È stato più difficile inventare il nuovo o conoscere il vecchio? Ma alla fine è una cosa di cui abbiamo parlato molto io, Ramalli, anche qualche volta Rondoni. Tutto sommato il codice C++ su cui era stato sviluppato era stata sviluppata la sezione BF1 del software su cui ho lavorato, tutto sommato è stata fatta, questo l'ho notato io mentre ho lavorato, con la cura di usare di avere sempre in qualsiasi stringa l'utilizzo di funzioni semplici. Quindi magari è un codice corposo, lungo, però il fatto che abbia tutte funzioni semplici oppure istruzioni comunque semplici, facilita il lavoro da parte di terzi. Quindi tutto sommato è stato più difficile progettare il mio codice nuovo che non più capire quello che era già presente. Perfetto, poi del resto, essendo tutti presenti, coloro che hanno contribuito al codice vecchio non avrebbe potuto criticarlo, non mi caso. Va bene, grazie. Allora possiamo passare all'ultimo candidato, che è Sara Procopio Vignali. Sì. Mamma mia, bisogna interrompere la connessione. Allora, buongiorno a tutti. Nel mio lavoro di tesi mi sono occupata dell'implementazione della tecnica Synthetic Transmit Beamforming su un ecografo sperimentale. Oggigiorno gli ultrasuoni sono molto utilizzati in numerose applicazioni, inclusi in campo medico, in quanto permettono di effettuare esami in tempo reale con apparecchiature relativamente compatte ed economiche. Lo standard clinico ritiene gli esami ecografici appunto sicuri e inoltre non sono invasivi. Lo standard clinico tuttavia si basa ancora largamente su immagini a frame rate relativamente basso. Negli ultimi anni però le immagini ad alto frame rate hanno cominciato a suscitare sempre maggiore interesse in quanto sono capaci di catturare eventi in rapido movimento. L'ecografia classica, come si vede sulla sinistra, in generale viene trasmessa una sola linea ed una sola linea viene ricostruita. In questo modo, per effettuare la ricostruzione di un intero frame, ci vuole abbastanza tempo. Nella tecnica multiline transmission, o MLT invece, si può decidere di trasmettere più fasci focalizzati contemporaneamente, aumentando così il frame rate di un fattore pari al numero di fasci contemporaneamente trasmessi, in questo caso 4. Per aumentare il frame rate, inoltre, si può decidere di ricostruire più linee di ricezione. Per la tecnica precedentemente presentata, per gli NMLT fasci in trasmissione, si possono ricostruire NMLA linee. Questo si può fare attraverso il beamforming, ovvero applicando dei ritardi diversi a ogni linea di ricezione in modo da tener conto dei diversi cammini degli echi ricevuti.
e sommando poi in seguito in fase i risultati. In questo modo si può diminuire il numero di eventi in trasmissione aumentando così il frame rate. Un altro modo per aumentare il frame rate è quello di trasmettere onde divergenti o divergent waves. In questo caso è l'angolo di apertura del fascio che crescendo permette di diminuire il numero di eventi in trasmissione e in questo modo aumentare il frame rate. In entrambi i casi si ricostruiscono più linee in ricezione implementando così la tecnica del parallel beamforming. Questa tecnica produce delle deformazioni geometriche, dette warping e skewing, che si manifestano come degli artefatti nelle immagini infografiche dovute appunto a delle discontinuità. La tecnica Synthetic Transmit Beams permette di correggere queste deformazioni. L'idea principale della tecnica è quella di interpolare i fasci ricevuti in funzione della sovrapposizione dei fasci trasmessi. Ad esempio, supponiamo che gli n elementi dell'apertura trasmettano n fasci. Due di questi saranno focalizzati sulle posizioni xk e xk più 1. In questo caso, Sn rappresenta il fascio di ritorno. Dall'equazione vediamo il fascio sintetico interpolato dai fasci adiacenti e focalizzato sulla posizione xi. Nell'equazione H rappresenta il filtro di interpolazione. Questa operazione è ripetibile per ogni elemento dell'apertura, di modo che il fascio sintetico totale si trova dalla somma di tutti i fasci sintetici per ogni apertura. Ovviamente tutti opportunamente ritardati per focalizzarsi sulla posizione xi. La destra vediamo appunto il parallel beamforming. Vediamo che da un evento in trasmissione possiamo ricostruire due linee. Nell'evento di trasmissione successivo si ripete l'operazione. Le linee ricostruite non si sovrappongono, ovvero le linee ricostruite dal primo evento sono indipendenti dalle linee ricostruite dal secondo evento. Viceversa, a destra vediamo l'implementazione del parallel beamforming. Vediamo che a ogni evento di trasmissione ricostruiamo il doppio delle linee, quindi quattro linee. A questo punto si genera una sovrapposizione delle linee beamformate. Quindi, applicando la tecnica STB, si ottengono le linee in uscita come somma dei contributi delle linee sovrapposte. Per usare due spari, bisogna usare come filtro di interpolazione un filtro lineare a due punti, dove W è il peso ed è un numero compreso tra 0 e 1. Si capisce quindi come la tecnica STB riesce a correggere le distorsioni e a mantenere il frame rate inalterato, in quanto il numero di spari rimane lo stesso. Tuttavia c'è bisogno di un maggior numero di beamformer in ricezione. In questo lavoro di tesi mi sono occupata dell'implementazione della tecnica STB per l'ecografo sperimentale ULAOP 256, sviluppato dal Microelectronic System Design Lab dell'Università degli Studi di Firenze. L'ecografo è in grado di ospitare fino ad 8 schede e può gestire fino a 256 canali. Inoltre è collegabile ad un PC dal quale si possono inviare comandi in modificare impostazioni e vedere le immagini sullo schermo. Il firmware sviluppato in questo lavoro di tesi è stato inserito nel DSP dello strumento ed è stata inoltre sviluppata una parte di codice software per l'interfaccia con il PC che si occupa di configurare l'algoritmo all'interno del DSP. Il software è stato scritto usando Visual Studio, mentre il firmware è stato scritto usando Code Composer, entrambi con il linguaggio C++. Il software di ULAOP 256 si avvale di file di testo per la configurazione dello strumento. Questi file sono modificabili dall'utente e appunto contengono dei parametri che servono per regolare l'ecografo. Nella slide vediamo appunto un file di configurazione usato per questo lavoro. L'algoritmo si è cercato di mantenere la maggiore flessibilità possibile, così che ogni linea di uscita è composta dalla somma pesata di varie linee di ingresso.
sia il numero di linee d'ingresso, sia quali linee d'ingresso usare per ogni linea d'uscita, sono parametri scelti dall'utente. Il file di configurazione deve essere compilato tramite delle coppie, dove il primo numero indica appunto la linea che si vuole usare per la ricostruzione e il secondo numero indica il peso. Per ragioni di occupazione della memoria, che nel DST è limitata, si è deciso di compattare i dati a livello software, quindi le linee vengono lette come numeri interi a 2 byte, quindi tra 0 e 65.535, e i pesi sono invece numeri a 1 byte, quindi interi tra 0 e 255. Il firmware prende i dati dalle acquisizioni già precedentemente biformati e demodulati da altre parti di codice e li pone in un buffer che funziona da buffer di ingresso per il modulo di elaborazione STB. Il nuovo modulo appunto preleva questi dati da questo buffer di ingresso, li elabora secondo il modulo di seconda tecnica STB e li ripone in un buffer di uscita, da cui possono essere recuperati per una elaborazione successiva da un modo che può essere scelto dall'utente. In questo caso si è scelto il BMOD in modo da ottenere le immagini ecografiche in scala di grigi che vengono visualizzate sullo schermo del PC. In particolare, il codice, nel momento in cui l'acquisizione ha inizio, interpreta i parametri passati dal PC e, a seconda del loro contenuto, iterativamente preleva la linea desiderata, la pesa e la accumula in un buffer intermedio. Terminate le operazioni di accumulazione, i dati vengono spostati nel buffer di uscita, il buffer di accumulazione viene azzerato e l'algoritmo si appresta a ricominciare con un nuovo set di parametri tutto il procedimento. Questo processo appunto è ripetuto per ogni frame da ricostruire. Per testare la bontà dell'algoritmo si è deciso di usare di fare delle acquisizioni su un phantom a ultrasuoni che presenta fili di nylon con diametro fra 80 micrometri e 100 micrometri e cistiane coiche con un diametro fra 1,3 mm e 10 mm. In questo caso i fili sono stati usati per calcolare le risoluzioni, mentre le cisti sono state usate per calcolare i contrasti. Sono state effettuate 35 acquisizioni, 11 con modalità MLT-MLA, quindi multiline transmission, 24 con modalità MLT-MLA, quindi multiline transmission, e 11 con onde divergenti, quindi diverging waves. Per le modalità MLT-MLA, il numero di eventi in trasmissione varia fra 1 ed 8, mentre il numero di eventi in ricezione varia fra 1 e 4. Per le modalità Diverging Waves, il numero di eventi in trasmissione varia fra 2 e 32. Ogni modalità è stata elaborata sia senza che con STB, ovvero con una sovrapposizione del 50% fra i fasci di due eventi di trasmissione successivi. Questa sovrapposizione è proprio ciò che permette l'elaborazione, l'implementazione di questa tecnica. Quindi i risultati con STB sono stati confrontati con quelli non elaborati secondo il mio algoritmo. In figura a sinistra vediamo appunto le acquisizioni ottenute sulle cisti. Sono state individuate due regioni di 4x4 mm quadri. La prima, SROI, è una regione in background alla distanza focale di circa 70 mm. Mentre Ciroi è una regione individuata all'interno della cista anecoica, sempre alla distanza focale di circa 70 mm. Queste due regioni sono state usate per il calcolo di contrast ratio, OCR, e contrast noise ratio, OCNR, che sono due parametri utilizzati per la valutazione quantitativa della qualità dell'immagine. A destra invece vediamo appunto riportati le acquisizioni relative ai fili. Per quanto riguarda i risultati, vediamo come, grazie all'algoritmo, contrast ratio migliora fino a 3.3 dB, mentre il contrast noise ratio migliora fino al 50%. Per quanto riguarda la risoluzione, vediamo un miglioramento fino a 0.1 mm sulla risoluzione assiale e 0.3 mm su quella laterale. In ogni caso, laddove non si osserva un significativo miglioramento in termini di risoluzione,
si può osservare comunque un miglioramento in termini di contesto. In conclusione, in questo lavoro di tesi mi sono occupata dell'implementazione della tecnica Synthetic Transmit Beamforming per il software e il firmware dell'ecografo sperimentale ULAOP 256, per riuscire a correggere le distorsioni geometriche causate dal parallel beamforming. L'algoritmo è stato testato su un phantom e si è dimostrato efficace sia per il miglioramento del contrasto che per il miglioramento della risoluzione, soprattutto quella laterale, in linea con quanto ci si aspetta dalla teoria della tecnica STB. Per il futuro si potrebbe testare l'algoritmo in vivo, specialmente nell'ambito di esami cardiaci. Grazie per l'attenzione. Grazie. Qualche domanda? Io vorrei una precisazione appunto da non esperto e quindi perdonatemi se la domanda non riesco a essere banale, ma ho capito che con la tecnica alle onde divergenti con un fascio solo si interessa un angolo maggiore, quindi abbiamo un angolo di osservazione superiore. Quindi appunto mi chiarisce la questione è che la risoluzione sarà senz'altro superiore, perché è come se un fascio integra un'area maggiore. Ecco, ok, se questa è la questione, la tecnica che ha sviluppato nella sua tesi dà un vantaggio marginale a tutto questo e comunque rischia di non renderla comparabile con le altre, perché ho visto che si passa da un contrast ratio di 11 a un contrast ratio di 14 al più, quindi c'è un rapporto di 3 dB che insomma, sì, io, ma gli altri hanno valori ben superiori, quindi lì ci facciamo poco, ho capito. Sì, sicuramente la risoluzione non è paragonabile a un MLT e MLA, e il punto è stato testare non le diverse modalità, quindi la differenza tra MLT o Diverging Waves, ma proprio come STB migliora in ogni caso la risoluzione o almeno il contrasto per ogni modalità provata. Ecco. Ok, vedo ora questi risultati, devo dire, sono molto incoraggianti. 3 dB per noi sono sempre tanti, ovviamente. Secondo lei ci sono margini per ulteriori miglioramenti o ha la sensazione che si sia già raschiato il fondo del barile in questa tecnica? Diciamo che probabilmente i miglioramenti li vedo più sulla parte precedente, ovvero scegliere quali linee possono essere più significative e quali tesi scegliere, perché diciamo il mio algoritmo lascia molta libertà all'utente di scegliere sia le linee che si vogliono usare per costruire la linea in uscita, sia i tesi da dare a questa linea. Quindi magari si potrebbe cercare di trovare un'ottimizzazione in questi parametri, ecco. Bene. Ci sono altri commenti? Bene, allora, se Michele mi conforta, conferma che è quello che dobbiamo fare, credo che i commissari ora abbandonino questa riunione e si riuniscano altrove virtualmente. Ovviamente ci vorrà un po' di tempo, diciamo dal quarto d'ora in su, quindi magari tra un quarto d'ora abbiate cura di essere nuovamente collegati e poi la pazienza di aspettarci. Ok? Grazie, a dopo.
microfono pieno. Ok, allora ripartiamo. I candidati ci sono tutti, per cui possiamo procedere con la proclamazione. Come sempre in questi casi, chiedo a tutti di aspettare il completamento di rito, della lettura della formula di rito, dopodiché forse sarebbe piacevole se tutti i presenti aprissero il microfono per leggere, per fare un applauso a questi ragazzi. Allora, in qualità di presidente di questa commissione di laurea, visti gli attestati degli studi compiuti e visti i risultati degli esami di laurea che si sono svolti in questa sessione, per l'autorità a noi conferita dallo Stato e i poteri a noi conferiti dal magnifico rettore di questo Ateneo ed in nome della Repubblica Italiana, nominiamo dottori magistrali in ingegneria elettronica i seguenti candidati. Dottor Corti Hervé Atzé con voti 110 su 110. Dottor Frandi Tommaso con voti 101 su 110. Dottor Mannelli David con voti 100 su 110. Dottoressa Procopio Vignali Sara con voti 105 su 110. Le persone citate potranno avvalersi del titolo di dottore magistrale in ingegneria elettronica nelle forme, con le modalità e con le responsabilità previste dalla legge. Congratulazioni. Congratulazioni. Auguri. Ora, a questo punto siete liberi, vi chiedo solo di attendere non in linea ma vicino al computer, vi manderò l'elenco dei voti che vi ho appena letto e voi dovete confermare questi voti via email. Ringrazio tutti i candidati e i membri della commissione. Grazie. Grazie. Arrivederci. 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 Arrivederci.